Buongiorno, Post Homeless. Guardate carino questo posto. Sempre Milano centro, eh. Guardate là. Ta-ta-ta-ta. Questa è il coso della Apple qua. Tutto chiuso. Allora, cosa parliamo stamani? Visto, sono, che ne sono, le 10 del mattino, le 11, le 9, tanto c'è mai nessuno. Io ho poco da dire. Sono sempre, sì, siamo a Milano, ho ben poco da dire, a parte che quando mi sveglio ho un viso un po' che si deve rilassare, a volte la notte ho gli incubi. Oggi voglio parlare, sì, possiamo, avevo già fatto un video in cui parlavo dei soprannomi, diciamo il soprannome proprio, che mi aveva andato quando ero bambino. Il pinolaio, che era quello che, perché a quel tempo vendevo pinoli, in realtà li raccoglievo per strada, a me mi sono sempre piaciuti i soldi, anche tenermi in movimento, e quindi raccoglievo, li vendevo a scuola, prendevano in giro, me la facevano pesa, ma ho fatto un video su questo. Oggi parlo invece di altri nomignoli che mi hanno dato. Aspetta, uno lo voglio, non so di quale parlare prima, potrei parlarvi, visto che questa è una bella quadratura, vediamo un po' se riesco a tenerla, potrei parlarvi del fatto che che andavano in giro a raccontare che io fossi il presidente degli Stati Uniti d'America, che era un altro soprannome che mi aveva andato. È lui, eh? È lui il presidente, eh? Certo, certo, senza soldi, certo, certo, senza soldi, senza potere, senza roba, parte la sua roba, vabbè. Potrei parlare di questo soprannome, oppure potrei parlarvi del fatto che quando, perché io ho lavorato, anche se nessuno ci crede, ma io ho lavorato davvero, non per finta, dicevano che ero il direttore della prigione. Non ho mai visto un direttore lavorare quanto o più degli altri. Io dico quanto, se no sembra che sia chissà che. Io non l'ho mai visto. Il direttore, un qualunque direttore vestito per bene, c'ha il suo ufficio, c'ha la sua stanza, chiamatela come voi, no, l'ufficio, nella stanza, e fa gli affari suoi, cioè gli affari suoi, fa quello che deve fare. Questi sono i vari nomignoli, i vari soprannomignoli, forse io li chiamo, meglio chiamarli nomignoli perché sono proprio delle prese in giro, perché chiamarmi presidente degli Stati Uniti d'America o direttore della prigione, cioè, capito, roba allucinante, però ci credevano, a questi nomignoli ci credevano, allucinante, allucinante, guarda, allucinante, io lo devo dire, proprio io sono rimasto proprio male, perché, cioè, quando ne parlavano, ora c'è l'inquadratura, non so come dire, quando ne parlavano e sembrava, cioè, poi ha presa in giro, mi dicevano, visto sei direttore, della prigione, scegli di te con chi lavorare. Allora io dicevo, allora voglio lui, no vabbè, ma lui deve andare da un'altra parte, no, ma lui deve fare quell'altro, quindi tanto per te. E questo è altro, poi c'erano altri nomignoli, vabbè, il primo in assoluto mi ricordo ancora quando mi chiamavano, cioè quando dicevano, andavano in giro a dire che ero un politico, io ero un politico, roba allucinante, allucinante. Faccio questo video un po', perdonate, ma mi disgusta fare questo video, ma lo devo fare, almeno vi racconto qualcosa. Niente, basta, io ce la faccio. Buona giornata.